Albano, vieni qui, raggiungimi, portati il microfono, ecco. No, perché il no. Il cantante che stiamo per presentare ha 15 anni, ha già vinto, lo sapevo, ero pronta. Ha 15 anni e ha già vinto il festival. Mi racconti che cosa facevi tu a 15 anni? A 15 anni sognavo di fare il cantante. Sognavi solo di fare il cantante? Sognavo nei grandi campi del profondo sud. Quindi non era le tue prime esperienze? Tra i banchi di scuola, sognavo di fare il cantante. E fra le strade di Cellino San Marco, sognavo di fare il cantante. Quando hai cominciato proprio a fare le primissime esperienze? Le prime esperienze sono state intorno all'età di 8-9 anni, cantavo dappertutto, dove capitava. Mi ricordo una volta ho cantato per 7 ore di seguito su una spiaggia il 15 di agosto, il 15 agosto avrò avuto 8 anni, mo fa un po' di calcoli te. Ma avevi un pubblico, chi avevi? Chi stava sulla spiaggia con te? E c'era un pubblico, facevano la festa del 15 di agosto. Ininterrottamente, ma quanto mi piaceva. Poi conoscevo a memoria tutto il repertorio, è di Claudio Villa, è di Carosone, è di Domenico Modugno, e più dentro poi ci infilavo anche canzoni che avevo scritto io a quell'età, quindi immagina un po' quanta è stata una bellissima esperienza. Ma quindi insomma le tue prime esperienze le hai fatte già a 15 altro anni che, come cantante, no? Allora senti, vuoi presentare tu il vincitore di Sanremo Social? Well, from Sanremo, I say to everybody, ladies and gentlemen, Mr. Alessandro Casillo in Sanremo. Eccoci qui, dai, tutti al centro, tutti e tre al centro. Allora, Alessandro, che emozione. Com'era l'urlo, scusate? Com'era l'urlo? Com'è andata? Cioè, a parte, vabbè, inutile, io credo che sia difficile descrivere l'emozione che si prova nel momento in cui si scopre di aver vinto, no? Sì, no, beh, ero dietro con la mia famiglia, non sono potuto venire qua sul palco perché era passata la mezzanotte. Era passata la mezzanotte. Ed è stata una fortissima emozione, ero con tutte le persone che mi hanno seguito in questa settimana. È stato Sai, hai l'opportunità forte. Di stare vicino ad Albano, c'è qualcosa che vorresti chiedere, un consiglio? No, ma noi ci avevamo già visti, sì, scusa, interrompo. Figurati. Ci avevamo visti in altre occasioni che si chiamava Io Canto, e cantando è arrivato fino a Sanremo con un bel risultato, anzi, straordinario per la tua età. Sì, sono stato molto fortunato. Beh, secondo me è anche... Vedevo anche le ragazzine come impazzivano lì in sala. Ma devo dire, da non Milano. Solo le ragazzine, fra l'altro volevo capire una cosa, tu ti sei veramente commosso durante l'esibizione, no? Che cos'è che ti ha fatto più commuovere durante il tuo momento? Sì, beh, a parte il palco che è davvero una cosa magnifica, poi ero abituato appunto a vedere comunque tante ragazzine alzarsi per me, invece ho visto che comunque in fondo delle persone anziane, adulte, si sono alzate a battermi le mani e mi ha fatto commuovere. E quindi insomma sì, una platea che sicuramente era diversa da quella che solitamente ti aspetti tu. Tu pensa, Albano, che questo ragazzo che è stato tutta la settimana a Sanremo e che ha vinto e si è esibito ieri sera, domani c'ha un po' di problemi, perché domani c'ha la verifica di matematica, la verifica di matematica deve fare il compito. Sì. Allora io direi, come si chiama? Ecco, per favore, aspetta, domani chiudete un occhio. Aspetta, come si chiama la professoressa o il professore di matematica? Professoressa Melloni. Albano, la telecamera è tutta tua. Professoressa Melloni. Professoressa Melloni. In nome di Sanremo, in nome di tutto il pubblico che ha votato per lui, dia un bellotto visto che si tratta di matematica. Se lo merita. Fra poco le dedichiamo anche la canzone, un attimo di pausa e fra poco siamo con Alessandro Casillo. Domenica in Così alla vita, voi non sapete, in questi minuti c'è stato proprio tutto l'arrivo delle ragazze che volevano fare le foto, adesso le facciamo più tardi ragazze, adesso parliamo ancora con io direi che la prima vincitore. Cosa che si può dire, al di là diciamo di augurarli di fare una lunga carriera, che questa sia la passione della tua vita, mi raccomando studia, beh io sono invidioso, lo dico alla invidioso? Romana. Beh, l'ho visto in questi giorni al festival, Dario me lo può anche confermare, cioè appena girava nella città e nei vicoli era pieno di ragazze. Allora io vorrei solamente dirti una cosa,
Così, se diventiamo amici. Certo. Beh, vabbè, però non mi sembra che con l'età ci stiamo molto, Pierluigi? No, no, sì, sopra i 20, insomma, voglio dire. Ho capito, però insomma, lui c'ha un pubblico soprattutto di teenager, non di è vero. Io ho visto tantissime trentenni e ventenni adorarlo e come sai. Questo francamente non saprei. L'avete messo in difficoltà, invece, Lorella, ti prego. Io invece a lui volevo dire una cosa che non so se gli piacerà, ma spero invece che la capisca. Prima tu hai chiesto ad Albano che cosa faceva a 15 anni, Albano neanche aveva cominciato, Albano è sicuramente uno dei più grandi cantanti che l'Italia abbia mai espresso. Allora tu sei sicuramente consapevole che aver vinto a 15 anni vuol dire avere di fronte una strada in cui bisogna ancora molto imparare. Hai talento, ti è stato riconosciuto, ma dimostra il tuo carattere in questo. E se oggi Albano si inginocchia di fronte alla tua professoressa per farti regalare il voto di domani, però già dopodomani tu devi essere un bravo studente, certo, intanto in quello che c'è di normale e poi nella musica. Certo. Così sarai un grande cantante domani. Grazie. Sentite, io ho una curiosità a proposito del look, poi faccio parlare Dario, no? Perché abbiamo visto anche gli One Direction, questo gruppo di ragazzi, sono cinque ragazzi, lo sapevo, Qui basta dire le parole, quelle proprio magiche, e scoppia l'inferno. No, mi dovete spiegare una io cosa, non ho capito. Questi ciuffi che praticamente coprono tutti gli occhi, ma sono, come dire, siete più interessanti, perché sono belli gli occhi. Mi sono dimenticato di tagliarli per quello. Allora, cioè, poi, non dovevano entrare negli occhi, no, praticamente, no, i capelli, quindi esatto, bisogna tagliare un po' la frangetta. Okay. Poi, quando ha l'età per la patente, mette la mollettina, se no non puoi guidare. Senti, ma siccome Fiorello nel suo spettacolo televisivo ha parlato del dramma dei genitori, soprattutto delle mamme che hanno insomma le loro figlie quindicenni con i capelli stirati, tu che le frequenti, immagino, è vero che stanno così le ragazzine di oggi oppure no? Tutte... Ma dipende, alcune sì, alcune no. A te ti piacciono con i capelli stirati o...? Credo naturali, normali. Al momento se li stira lui, chiaramente. Al momento te li stiri te, concorri con loro. Dario, vorrei dai, poverino, tuo, non mettiamolo in mezzo, si è vinto di godersi questo successo. Stai avendo successo a 15 anni, quindi sicuramente avrai una famiglia, chi ti sta intorno, anche chi lavora con te, che ti avrà sicuramente messo in guardia su una serie di pericoli di questo ambiente, no? Sulle cose da fare e quelle da non fare soprattutto. Qual è quella che ti preoccupa di più, la preoccupazione, diciamo, che ti riguarda, che ti tocca più da vicino? Beh, rispetto all'ambiente? In questo momento non mi sento preoccupato da niente, perché comunque sono felice, appunto sono venuto al festival, c'è la mia famiglia che mi è sempre vicino, quindi adesso sono felice così. A proposito di questo, posso rubare un attimo il microfono, scusate? No, perché ci sono mamma e papà in studio, io so che insomma sono molto molto timidi, però... Volevo salutarli, la mamma e il papà di Alessandro Casillo, eccoli qui! Ah, avevate il microfono, non sapevo. No, perché la mia curiosità era questa, no? Perché Alessandro non ha potuto cantare la sera appunto della vittoria perché aveva superato la mezzanotte, ma invece nella vita di tutti i giorni questo ragazzo che ore fa? Quando torna a casa? Lo fate mai uscire dopo la mezzanotte? Lui ha la ritirata da lunedì al venerdì alle 7:30 per l'ora di cena. Bravo, mi piace, no, perché ci sono tanti ragazzi effettivamente che a 15 anni, già a 15 anni spesso escono ad ore tarde, vero Irene? Sì, è vero, capita. Per fortuna sono anche molti quelli che, aiutati dalle famiglie, aiutati anche da degli insegnanti in gamba, perché ci sono anche degli insegnanti in gamba, è giusto dirlo, capiscono che il futuro lo si costruisce a partire dalla ordinaria disciplina. E devo dire che nel mondo dello spettacolo, ora lui avrà modo di incontrare tante persone dello spettacolo, i più grandi talenti sono anche delle persone di grande metodo. Ma com'è questa cosa? Perché così tu riesci a far rendere il meglio da te stesso, e questo si comincia con delle sane abitudini quotidiane, non facendo cose sconvolgenti. Le cose grandi si fanno con i piccoli passi. E allora grazie.